Giulia Stabile, tra trionfo ad amici e ascesa televisiva. Giulia Stabile ha conquistato il pubblico italiano con la sua vittoria nel talent show Amici nel 2021. Da quel momento la giovane ballerina è diventata un volto noto della televisione, guadagnandosi la fiducia di Maria De Filippi, che le ha affidato ruoli in diverse trasmissioni. La sua presenza nel corpo di ballo di Amici e la conduzione di Tusque Vales al fianco di Martin Castrogiovanni e Alessio Sacara hanno segnato l'inizio di una carriera promettente. Recentemente Giulia ha anche partecipato a This Is Me, un programma condotto da Silvia Toffanin, consolidando ulteriormente la sua posizione nel panorama televisivo. Nonostante il suo successo, Giulia Stabile ha suscitato opinioni contrastanti tra il pubblico e i critici. Da un lato, c'è chi la considera un talento genuino, apprezzando il suo sorriso e la sua timidezza. Dall'altro lato, ci sono detrattori che la giudicano inadeguata per il mondo della televisione, definendola impacciata e poco sciolta. Tra questi, la giornalista Grazia Sambruna, del Corriere della Sera, che ha descritto Giulia come un peluche portafortuna, riducendo il suo ruolo a una mera mascotte. Le sue critiche, espresse in un articolo dopo la seconda puntata di This Is Me, hanno sollevato un acceso dibattito. Sambruna ha assegnato a Giulia un punteggio di 4, sottolineando come la sua presenza in TV sia simile a quella di un pupazzetto a molla, il cui pulsante sembra sempre premuto. Le sue parole hanno messo in evidenza la percezione di Giulia come una figura che, pur essendo amata dal pubblico, non riesce a emergere come una vera conduttrice. La giornalista ha anche notato come gli altri partecipanti al programma tendano a trattarla con una sorta di riverenza, quasi come se cercassero di ingraziarsi la favorita di Maria De Filippi. Questo ha portato a interrogarsi sulle dinamiche di potere e sulle reali motivazioni dietro gli applausi e le lodi rivolte a Giulia. Il caso di Giulia Stabile è emblematico delle sfide che affrontano i giovani talenti nel mondo dello spettacolo. La sua storia mette in luce non solo il potere dei talent show nel lanciare nuove stelle, ma anche le critiche che possono derivare da un successo così rapido. La figura di Giulia, tra ammirazione e scetticismo, rappresenta un interessante punto di riflessione su come il pubblico e i media percepiscono i nuovi volti della televisione. In un contesto in cui l'immagine e la performance sono fondamentali, Giulia Stabile continua a essere al centro dell'attenzione. E ho il piacere di interrogarsi su questi.